Liara, posso aiutarti? Ho inviato informazioni sul congegno Protean al consigliere Turian. Però continua a negarci qualsiasi aiuto se prima non trarremo in salvo il Primarca. Lo so. Tutto bene? Diciamo che non ho passato una bella nottata. Scommetto che c'è dell'altro. Cos'è che ti preoccupa? Durante l'attacco dei razziatori, sentivo la gente gridare nelle strade sotto di me. C'era un bambino. Non ho potuto salvarlo. Non potrai mai salvare tutti quanti. Ma so che stai facendo tutto il possibile e che tornerai in tempo per aiutarli. Spero tu abbia ragione. Non devi biasimarti, comandante. Comandante Shepard, sono la specialista. Ah, chiedo scusa. Non volevo disturbare. Me ne stavo andando. Comandante, salve, sono Samantha Traynor. Beh, tecnicamente sono un tenente. Sono nella ricerca dell'Alleanza. Ero parte della squadra che ha innovato la Normandy dopo che l'hai consegnata all'Alleanza. Non eravamo in molti a bordo quando i razziatori hanno attaccato. Con calma, specialista Traynor, stai andando bene. Grazie. Ho lavorato in laboratorio. Non avrei mai pensato di prestare servizio a bordo. Perché non mi parli delle innovazioni? Ora la nave è in linea con le norme dell'Alleanza e possiede i più avanzati comunicatori relazionali quantici. In effetti l'ammiraglio Anderson intendeva usare la Normandy come centro di comando mobile. Questo non è più possibile. Sì, ho saputo che ha scelto di restare a combattere. In ogni caso, sono onorata di prestare servizio con te, comandante. Finché avrai bisogno di me, ovviamente. Ero venuta qui solo per supervisionare le innovazioni. Shepard, alcuni dei nostri sistemi richiedono ulteriori test. E la specialista Traynor si è rivelata estremamente competente durante l'installazione. Preferirei che lei restasse. Ok, Ida. Aspetta, da quando un'intelligenza virtuale avanza richieste? Ida è un'IA, con piena coscienza. Ah, lo sapevo che Joker mentiva. Jeff mi ha chiesto di fingermi una semplice IV per proteggermi. Mi scuso per l'inganno. Grazie, Ida. E io mi scuso per tutte le volte che ho detto che la tua voce era seducente. A ogni modo, posso mostrarti la nave. Sono sicura che apprezzerai le nuove modifiche. Nella sala tattica puoi usare la mappa galattica per tracciare la rotta della Normandy. E puoi controllare la corrispondenza dal tuo terminale privato. Il centro di comando è il luogo in cui consultare analisi strategiche e informazioni relative alle missioni. Nell'armeria dell'hangar navette puoi modificare l'equipaggiamento tra una missione e l'altra. Infine, Liara ha installato molte apparecchiature nel vecchio ufficio del primo ufficiale sul ponte 3. Ora è diventato il suo. È tutto. È la stessa nave di prima, ma adesso è indubbiamente dell'Alleanza. Prima che mi dimentichi, l'ammiraglio Hackett vorrebbe parlarti al videoterminale. Comandante, Udina mi ha aggiornato sul nostro incontro con il Consiglio. Sembrano spaventati. Gli abbiamo dato un sacco di incognite. Si sentono minacciati e non vogliono più teorie. Pretendono soluzioni. E subito. Al momento però abbiamo solo teorie. Qual è il tuo piano? Sto organizzando un incontro tra le Asari di Salarian e il Primarca dei Turian. Ignorerò il consiglio e mi rivolgerò direttamente ai loro capi. Benissimo. Da qui getteremo le basi per il nostro contrattacco. S-
Sfortunatamente non abbiamo molte risorse su cui fare affidamento. Allora crea delle alleanze, recupera tutto e tutti quelli che servono per la causa. E il Protean? Trova persone che possono aiutare a costruirlo. Recupera navi, soldati, rifornimenti, tutto quello che riesci. Dobbiamo continuare a colpire i razziatori in ogni campo di battaglia. Ci serve tempo per il dispositivo. E quando sarà completato? Supponendo di farcela, impiegheremo tutte le nostre risorse. Immagina un'armata gigantesca in supporto del dispositivo nel momento di debolezza dei razziatori. Più potente sarà l'armata, maggiori saranno le possibilità di vittoria. E per la Terra, signore? Dobbiamo solo sperare che Anderson e ciò che resta delle forze alleate possano temporeggiare, mentre noi distruggiamo il nemico. Capisco. Bene, allora facciamolo, comandante. Voglio aggiornamenti regolari sui progressi. Chiudo. Non posso credere che il consiglio non ci aiuterà. Andiamo, Sara. Se avessimo perso Tessia e la Terra non fosse stata ancora toccata, saremmo a guardia dei nostri stessi confini. Puoi giurarci. Comandante, l'Alleanza ha scoperto un nuovo laboratorio di Cerberus su Sanctum. L'ammiraglio Hackett le chiede di investigare. Comandante, sei passato a salutare la tua nuova recluta? Volevo solo vedere come te la cavavi. Mi sto ancora ambientando. Stavo lavorando ai potenziamenti della Normandy e ho mollato tutto a fine giornata. Non avevo neanche portato uno spazzolino o un cambio. Ho dovuto comprare tutto alla cittadella. Se ti serve qualcosa, chiedi pure. Siamo tutti compagni. Oh, figurati, comandante. Di sicuro hai problemi più grossi a cui pensare. Possiamo fare una requisizione. Il mio spazzolino è un Cision Pro Mark IV. Usa piccoli campi di forza per staccare le placche e massaggiare le gengive. Costa 6.000 crediti. D'accordo, ma ci dovrai pensare da sola. A ogni modo, grazie per avermi permesso di restare. Hai bisogno d'altro? Come sei finita nell'esercito? I miei non avevano soldi per l'università. Quando vide i miei punteggi attitudinali, l'Alleanza mi offrì una borsa di studio. Dopo la laurea prestai servizio per il periodo richiesto e finii per restare lì. Adoravo le sfide offerte dal laboratorio. E di sicuro troverò il servizio in prima linea altrettanto interessante. Mi stupisce che tu ti preoccupi per uno spazzolino. Abbiamo problemi più grossi. Credimi, vedere i razziatori sulla Terra è stato uno shock. Ma non aiuterò nessuno scoppiando in lacrime qui nella sala tattica, no? Sono fiera di essere qui sulla Normandy. Se c'è qualcuno nella galassia che può fermare i razziatori, quello sei tu. E se potrò aiutarti a smistare i messaggi e a gestire le informazioni strategiche, beh, ne varrà la pena. Facevi ricerche per l'Alleanza? Già, si penserebbe che la correlazione quantistica renda più facile la comunicazione, ma pensa all'inserimento di diverse fonti di input a loro volta collegate con estrapolazioni di dati in differita per costruire un'interfaccia coerente. È una sfida stimolante, per me almeno. Facevi ricerche per l'Alleanza? Già, si penserebbe che la correlazione quantistica renda più facile la comunicazione, ma pensa all'inserimento di diverse fonti di input a loro volta collegate con estrapolazioni di dati in differita per costruire un'interfaccia coerente. È una sfida stimolante, per me almeno. Dove sei nata, di preciso? In una colonia dei sistemi Terminus. Però ho studiato a Oxford, sulla Terra. I miei genitori erano di Londra. Amavano la Terra, ma preferivano la libertà della vita coloniale. Se fossero rimasti a Londra, ora sarebbero sicuramente morti. Sulla Terra ci sono molti superstiti che contano su di noi. Questo è vero, comandante. Prosegui pure, specialista.
Ehi, comandante. Sai, avevo i miei dubbi riguardo al consiglio. Ma dopo anni trascorsi a ignorare i tuoi avvertimenti, finalmente ammettono che non possono aiutarti. Stanno facendo il possibile. Almeno ci hanno convalidato l'ormeggio. Se volessi chiamarli per chiudergli la comunicazione in faccia, dimmelo, sai, in nome dei vecchi tempi. Comandante Shepard, che piacere rivederla. Sei il drone della nave dell'ombra. Il 95% delle volte la dottoressa Zoni ora mi chiama Glifo invece di Infodrone. Se ha un momento vorrei portare la sua attenzione al terminale della dottoressa nel suo ufficio. Analizza pacchetti di informazioni. Se trova dei dati utili, posso recuperare dei potenziamenti per lei. E cosa dovrei cercare? La informerò se troverà dei dati rilevanti. Se succederà, torni a questo terminale per sua scelta. Nel frattempo, la dottoressa Zoni vorrebbe parlarle. Buona giornata. Incontro con il È stato tutt'altro che ideale. Già, che sorpresa! Perlomeno il consiglio non può negare l'esistenza dei razziatori. Ma non so quanto questo possa confortarmi mentre litigano su quale porzione di galassia salvare. Ah, diventare un pezzo grosso degli informatori ti ha resa cinica, Liara. Mi piace. Ne sono lusingata, credo. Vedo che non ti sei portata solo quel drone dalla tua nave. Alcune cose erano essenziali. Senza i rapporti informativi sarei un'ombra molto silenziosa. Hai accesso alle tue risorse? Parzialmente. Ne avremo bisogno per studiare il congegno Protean. Finché non capiremo esattamente a cosa serve, è troppo pericoloso da usare. I Protean riuscirono a completare quest'arma. Mi stai chiedendo se funzionerà? Deve funzionare, altrimenti non ci avrebbero investito tutte le loro ultime risorse. Però dobbiamo capire che tipo di arma ci hanno lasciato in eredità. Non vorrei che fossimo come dei bambini che giocano con una pistola carica. Certo, premendo per sbaglio il grilletto causeremmo danni incalcolabili. Sarà dura perfino per noi.
Se dovesse accadere qualcosa in missione, se uno di noi venisse ferito, non dimenticherò mai quel giro sulla Normandy, Shepard. Ma siamo onesti, sono trascorsi più di 6 mesi. Dovremmo recuperare il tempo perduto. Lo desidero più di ogni altra cosa, Liara. Bene, mi stavo preoccupando. Sono stato felice di rivederti su Marte per un sacco di ragioni. Mi piacerebbe conoscerle, ma non ora. Abbiamo ancora molto da fare. Con l'aiuto di Ida spero di scoprire cosa i Protean ci hanno lasciato in eredità. Però avrei voglia di parlare un po' con te, e non di lavoro. Magari più tardi. Salve, Shepard. Cosa sai dirmi sul manufatto Protean? Ben poco. È già una fortuna che siano rimasti dei dati per ricostruire i progetti. Serviranno degli specialisti coi fiocchi per decodificarli. È tecnologia tanto avanzata. Da giovane avrei dato tutto per studiare un manufatto simile. Ti sei portata un piccolo aiutante? Si chiama Glifo. Mi ha aiutata a organizzare tutti i dati che mi hanno condotta all'archivio su Marte. Sono lieto di esserle stato utile, dottoressa. Glifo ha interfacciato con i flussi di dati in arrivo. Il suo software analitico ci tornerà utile. Come ti trovi nel ruolo di ombra, Liara? È entusiasmante. La nave del mio predecessore era notevole, ma non adatta ai viaggi spaziali. Ecco perché l'uomo misterioso era riuscito a rintracciarmi su Agalas. Che è successo? Sapevo del suo arrivo. Con l'aiuto di Feron ho caricato in una navetta tutto l'equipaggiamento che potevo. E con un efficace diversivo siamo riusciti a sfuggire a una corazzata di Cerberus. Che genere di diversivo? Abbiamo fatto esplodere la nave dell'ombra contro un incrociatore di Cerberus. Scommetto che l'uomo misterioso non si aspettava che sacrificassi le mie risorse in modo tanto spettacolare. Puoi essere l'ombra anche senza quella nave? Non poteva finire in mano all'uomo misterioso. Ho salvato la strumentazione essenziale. I razziatori l'hanno messa in difficoltà, ma la mia rete di agenti è ancora intatta. Si tratta solo di ristabilire i contatti. Dov'è andato Feron dopo la vostra fuga? Mi ha garantito di essere nelle condizioni di lavorare. E in effetti mi servono nuovi agenti. L'agente Feron non ha segnalato alcuna ferita durante la sua ultima chiamata, dottoressa. Già, ne ha passate così tante che forse dovrei preoccuparmi di meno. Come te la sei passata dopo il nostro ultimo incontro? Dopo che mi hai aiutata a sconfiggere il mio predecessore, ho iniziato a studiare delle difese contro i razziatori. I Protean erano gli unici ad avere informazioni concrete su di essi. Al contrario di tutte le altre civiltà antiche. Ho scoperto che l'uomo misterioso aveva le stesse finalità quando i nostri agenti si sono incrociati. Come su Marte? Pensavo di aver coperto le mie tracce, invece non mi perdeva mai d'occhio. Parleremo in seguito, Liara. Naturalmente. Questo terminale contiene corrispondenza non essenziale delle forze alleate. La dottoressa Zoni ti ha fornito l'accesso. Buona giornata. Comandante? Tutto bene da queste parti, dottoressa? La squadra dell'Alleanza ha ripulito e rifornito tutto, ma è ancora la mia vecchia infermeria. Mi sento come a casa. Bentornata. Grazie, non perdiamo altro tempo. Se posso, vorrei esaminarti. Spero non ci sia nulla di grave. No, ma dobbiamo dare un'occhiata a tutti quegli impianti cibernetici che Cerberus ti ha innestato. Roba costosa, ci tengo. E vale fino all'ultimo centesimo. Devo solo controllare se è tutto a posto. Immagino che un controllo possa farmi solo bene. Però niente bisturi questa volta. Questa volta non è nulla di così invasivo, purtroppo. Devo solo eseguire una diagnostica dei tuoi impianti e fare alcune rilevazioni.
La procedura che abbiamo eseguito per la tua cicatrizzazione ha prodotto una simpatica copertura proteica sintetica. E il tuo corpo ha accettato gli impianti senza rigettarli. Meglio così, visto quello che sono costati. Ecco, sei il ritratto della salute. Qual è lo stato dell'inventario dei farmaci? L'infermeria è stata rifornita prima che lasciassi la Terra. Dovremmo essere a posto per molto tempo, anche per curare tutte le ferite che riporti ogni giorno. Ti sei mai pentita di aver lavorato per Cerberus? Non abbiamo lavorato per loro, li abbiamo usati. Se dovessi provare qualcosa sarebbe senso di colpa. Abbiamo preso i loro soldi, i loro uomini migliori e la loro miglior nave. Li abbiamo usati per sconfiggere i collettori e ora li stiamo combattendo con i loro stessi mezzi. Quindi, no, non me ne pento. Non hai mai nominato nessuno della tua famiglia? Non c'è molto da dire, in realtà. Sono l'ultima di una prestigiosa stirpe di medici specialisti. Ho sposato l'Alleanza e voi tutti siete miei figli. Sono circondata da molti buoni amici, ma ogni nave dell'Alleanza presa ne perdo uno o due. Dobbiamo metter fine a questa guerra. Ci vediamo, dottoressa. Fai attenzione, Shepard. Comandante, bentornato sulla Normandy. O forse dovrebbe essere lei a dirmelo. Ingegnere Adams, cosa ci fai qui? Sono stato incaricato della modifica del nucleo. Questo per via della mia esperienza con la Normandy SR-1. Che pensi della nostra SR-2? È incredibile. Cerberus sa costruire navi. Almeno questo bisogna riconoscerglielo. A proposito, riguardo a Cerberus, le devo le mie scuse. Perché mai? Quando lei ha ottenuto questa nave, sono stato contattato dalla dottoressa Chakwos. Voleva che collaborassi contro i collettori. Io ho rifiutato. Non sono stato al suo fianco, e di questo me ne scuso. Perché non ti hai riunito a noi? Ho visto cosa le è successo durante l'attacco alla Normandy. Non potevo credere che fosse ancora in vita, e diffidavo di Cerberus. Inoltre, essendo un ufficiale dell'Alleanza, sarebbe stato come disertare. L'Alleanza prima di tutto. Non posso biasimarti. Grazie, comandante. È un piacere essere di nuovo a bordo. Tutto bene in famiglia? I miei genitori prestano servizio sulla Viridian Zenith, una nave agricola dell'Alleanza. Mia sorella è un navigatore sulla SSV Benjamin Davis. Per fortuna entrambe le navi sono sotto il comando di Hackett. La nuova Normandy tiene testa alla vecchia SR-1? Se le tiene testa. La straccia sotto ogni punto di vista. Il motore Tantalus è stato rivoluzionato. La SR-2 è grande quasi il doppio, ma il nuovo nucleo è addirittura 3 volte più grande. Questa nave è una bomba. Tuttavia, Cerberus non ha badato molto alla sicurezza. Se spinto oltre i limiti, il nucleo sfiata in sala macchine. Forse questo ci spronerà a mantenerlo sotto i livelli di guardia durante le battaglie. Impegnatevi o sarete vaporizzati. Esattamente. Ho notato che ha potenziato le barriere cinetiche con la tecnologia ciclonica. Questo ci aiuterà contro gli attacchi missilistici.
Perciò prevedi meno ingegneri vaporizzati? Il sistema di occultamento è stato notevolmente migliorato. Ora può coprire ancora meglio le nostre emissioni. E con ciò? Dovremmo essere in grado di uscire dalla velocità iperluce senza attivare i sensori nemici. Molto utile nelle missioni di ricognizione. Tutto considerato, la Normandy è un capolavoro tecnologico. Di Ida cosa pensi? Abbiamo avuto occasione di conoscerci. All'inizio mi sembrava strano parlare con un'IA. IA? Pensavo che Ida si spacciasse per un IV per non farsi scollegare da quelli come te. Sì, ma io ho capito subito. Ha visto il suo hardware? La potenza di calcolo è qualcosa di incredibile. E poi c'erano quei problemi che si risolvevano da soli. Mi sembrava impossibile, quindi doveva essere per forza lei. Non avevi mai espresso tali dubbi, tenente Adams. Non volevo correre rischi con l'IA di Cerberus Ida. Senza offesa. Nessun problema. Ti chiedo solo di non avvicinarti ai miei processori cognitivi. Inizialmente ho cercato di scollegarla dai processi chiave senza che se ne accorgesse. Più facile a dirsi che a farsi. Ma Joker sembrava fidarsi di lei e presto ho capito che poteva essere utile. Mi ci sono quasi affezionato. Continua pure, Adams. Agli ordini, signore. Come va con la tua nuova assegnazione, Allers? Tutto nella norma. A parte l'IA fuori controllo, la figlia della matriarca Venezia e il comunicatore che può raggiungere la Terra. E soprattutto quest'ultima cosa a stuzzicare il mio interesse. Dunque, dove vuoi arrivare esattamente? Il pubblico è avido di notizie dalla Terra. Non sono io a dirlo, è un dato di fatto. Ti metterò in linea con Anderson quando sarà disponibile. Sul serio? Mi hai appena raddoppiato gli ascolti. Mi basterebbe anche solo qualche dato. Giuro che non ti ruberò altro tempo. Continua a raccontare quello che sai. Ogni volta che le tue storie vengono trasmesse, voglio vedere nuove reclute. Posso farcela, comandante. Un giorno ti parlerò di quella volta che ho fatto piangere un Elcor. Tenente Steve Cortez, pilota di navette. Ho novità sui nostri rifornimenti, comandante. Lieto di conoscerti, tenente. Che succede? Perdona l'intrusione, comandante. C'è moltissimo da fare e spesso non so neanche dove sbattere la testa. Fa sempre così. Devi cercare di rilassarti, Esteban. Ci tieni a me, signor Vega, o parli ancora sotto l'effetto della cerveza? Allora, tenente, cosa puoi dirmi sui nostri rifornimenti? I canali dell'Alleanza sono nel caos, ma l'economia della cittadella è ancora in piedi. Posso collegarmi ai rivenditori della cittadella. Da questo terminale puoi controllare l'inventario e fare acquisti. Ti avviserò non appena mi collego a un nuovo negozio. Coordinare le consegne alla Normandy è piuttosto costoso, perciò conviene acquistare la merce sul posto. Hai detto di essere un pilota. Perché ti occupi dei rifornimenti? Non sono stato assegnato alla Normandy come pilota. Del resto la nave era ancora in cantiere. Ho supervisionato i lavori alla stiva di carico. Per me ad operare e riparare la navetta UT-47 Kodiak e il mezzo M-44 Hammerhead non è certo un problema. Con la mia esperienza ho pensato di diventare pilota di navette al momento di lasciare la Terra. Specialmente considerando l'amore del signor Vega per le collisioni. Sono atti di eroismo, pendejo! Sono anche responsabile della logistica. Mi assicuro che l'armeria e la navetta siano sempre operative e rifornite. Sei nell'Alleanza da molto? Circa 10 anni. Ho iniziato nella prima flotta, a bordo della SSV Hawking. Pilotavo soprattutto F-61 Trident. Adoro il Trident. È il massimo nell'atmosfera bassa. Ho passato più tempo a modificarlo che a pilotarlo. Mi sono fatto una reputazione. Ma quindi sai pilotare e riparare i caccia? Sì, e sono un bravo organizzatore. Mi volevano a capo di una squadriglia, ma con le mie capacità ero più prezioso al comando di un ponte di volo. 5 mesi fa mi hanno assegnato al potenziamento della Normandy per supervisionare tutte le modifiche alla stiva di carico. Che fine ha fatto l'M44 Hammerhead? È in laboratorio, sottoposto a migliorie.
Per aumentare la mobilità con un nucleo a ezzo così piccolo, la corazza era stata sacrificata. Ora stanno tentando di risolvere questa pecca. Ma dopo l'invasione dei razziatori, il laboratorio sarà un mucchio di macerie. La Kodiak sembra un po' cambiata. L'hai notato, comandante? Questa è la UT-47A Kodiak. Ha un nucleo ezzo migliorato e tecnologia di occultamento sperimentale derivata da quella della Normandy. Entrare e uscire dalla zona operativa sarà ancora più semplice. Ma ha una pessima manovrabilità. Ecco perché ti serve un bravo pilota. Ti occupi tu dell'armeria? Condivido la responsabilità con l'illustre signor Vega. Ma direi che l'unica arma di cui si prende cura è se stesso. E tu sembri apprezzare lo spettacolo, Esteban. Per prima cosa abbiamo spostato l'armeria dal Ponte 2. Non so cosa avessero in mente gli ingegneri di Cerberus. Ora puoi uscire dall'ascensore, armarti ed entrare subito nella navetta. Proprio come nella prima Normandy. Bentornato nell'Alleanza, comandante. Tu eri di stanza sulla Terra. Hai famiglia laggiù? Sono figlio unico. Anni fa ho perso i genitori. Io avevo un marito quando ero assegnato a Ferris Fields. I collettori hanno spazzato via l'intera colonia, incluso mio marito. Preferisco non parlarne. Continua a lavorare sodo, ma senza strafare. Sì, comandante. Ehi! Ehi, Shepard! Com'è andata con il consiglio? Come al solito. Sempre evasivi. Inutili. Scommetto che volevano ancora il tuo aiuto, eh? Già. Salveremo un primarca Turian da Palaven. Sembra divertente. Non sono mai stato sul pianeta natale dei Turian. Sei qua giù per un motivo? Sono qui per parlare. Magnifico. Non so di cosa potremo parlare. Conosci già il mio stato di servizio? In realtà no. Quando ci siamo incontrati non avevo accesso ai registri. Giusto. L'avevo dimenticato. Beh... Credi di poter danzare e parlare allo stesso tempo? Credo di farcela. D'accordo, Loco. Danziamo. Non esagerare, Vega. Con l'età arriva la saggezza e il grado. Sembri il mio vecchio comandante. Ah, sì? E chi sarebbe? Il capitano Tony. Un figlio di puttana, ma era un buon capo. Era? È morto, con il grosso della mia squadra, proteggendo una colonia civile da un attacco dei collettori. E la colonia? Dovevo scegliere tra loro o i dati raccolti sui collettori. Dati che potevamo usare per distruggerli. Scelsi i dati. Mi spiace. È una scelta difficile. Il bello è che alla fine scoprì che i dati non ci servivano davvero. Perché tu eri là fuori a salvare la galassia distruggendo l'intero pianeta natale dei collettori.
sapevi. Non fartene una colpa, Vega. Chi dice che me ne faccio una colpa? Era un'impressione. Sei uno strizzacervelli? No, ma la tua bravata su Marte è stata avventata. Sei fortunato a essere vivo. E allora? Allora, forse non ti importa se vivi o muori. Forse... sono disposto a fare tutto il necessario per porre fine a questa... Forse è così. Ma se vali anche solo la metà di quanto credo, ci servi vivo. Grazie per il discorsetto. Quando vuoi. Ehi, grazie per la danza, Loco. Loco, eh? Posso pensare a soprannomi peggiori? Chiamami come ti pare, basta che ti ricordi chi comanda. Non lo dimenticherò. Salve di nuovo. Come va? Hai accennato a una missione contro i collettori. Di che si trattava? Non c'è granché da dire. È finito tutto in malora e ne siamo usciti in pochi. Se vuoi sentire il resto della storia, devi farmi ubriacare per bene. Oppure... Oppure? Oppure niente. Scusa, comandante. Non ho molta voglia di parlarne. Cambiamo argomento. Tu non volevi assolutamente lasciare la Terra? Vorresti ancora tornare indietro? E come? Ma ora capisco. Lì non potrei dare il massimo. Non ancora, almeno. Prima o poi torneremo. Lo so. E farò il possibile per vedere quel giorno, comandante. Magari senza altre navette schiantate. Non ti prometto niente ora che ci ho preso gusto. E poi... adoro tenere Esteban sulle spine. Hai familiari sulla Terra? Sì, uno zio. Militare in congedo. E qualche cugino che non sento da anni. Tu e tuo zio siete legati? Sì. È stato lui a convincermi ad arruolarmi. E forse è stata l'unica cosa buona che ho fatto dopo la morte di mia madre. E tuo padre? È là fuori, da qualche parte. Ma non lo considero un familiare. Non più. Però mi piacerebbe sapere come se la passa mio zio. Perché sei fissato con i soprannomi? È solo un modo per ricordare le persone. Certa gente ha nomi davvero assurdi, lo sai? Quindi gliene trovo uno nuovo. Io sarei Loco, eh? Beh, sì. Io sono abbastanza fuori. Ma rispetto a te, mi sento sano di mente. Tu e il tenente Cortés sembrate amici di vecchia data. Sì, Esteban era in servizio a Fel Prime, la colonia a cui ero assegnato con la mia squadra. Qualche mese fa ci siamo rivisti sulla Terra. È un tipo a posto. Ma acqua in bocca, mi raccomando. Si monterebbe la testa. Ci vediamo dopo. Certo.